progetto di legge vuole solamente di fatto regolamentare in maniera chiara questi mercatini, perché oggi purtroppo all'interno di questi mercatini spesso si inseriscono, diciamo così, per persone, commercianti che non hanno proprio il requisito dell'hobbista, ecco, ma invece utilizzano queste giornate per, diciamo così, poi rischiando anche un po' di danneggiare chi fa effettivamente questo lavoro da una parte, e poi insomma c'è anche qualcuno dell'associazione commerciale che ha segnalato dicendo beh, insomma non è giusto che si inseriscano dentro, perché poi questi mercatini hanno un po' le loro regole e quindi in questo caso magari evitano di pagare le tasse, vendono insomma mobilio, insomma altre cose che possono in qualche maniera dare diciamo così degli introiti, danneggiando poi quelli che sono appunto gli altri commercianti. Quindi la legge va in questa direzione, una regolamentazione chiara di questi mercatini dell'antiquariato. Qualcuno cerca di intrufolarsi, qualcuno fa il furbo, del resto questo è il paese dei furbi ed è evidente, quindi noi vogliamo, come ha fatto altre regioni, regolamentarlo. Consigliere Rolfi, avete presentato un progetto di legge per regolamentare i mercati ambulanti con una precisazione, l'inserimento della figura dell'hobbista. Che differenza c'è tra l'hobbista e l'ambulante normale? L'hobbista è colui che svolge questa attività a titolo complementare, non è un'attività lavorativa, lo fa per hobby. Evidentemente per farlo come hobbista non può farlo con quella ritualità, con quella costanza tipica dell'ambulante che lo fa per lavoro. Oggi notiamo in Lombardia la presenza in molti mercati hobbistici, che sono un elemento di forza per l'attrattività di un territorio, per la socialità che generano, hobbisti presenti pressoché ovunque, sfruttando le maglie larghe che la normativa oggi consente, non disciplinando questo settore. Noi vogliamo disciplinarlo, definiamo cos'è l'hobbista, colui che vende materiale o baratta di modico valore in maniera complementare all'attività lavorativa, e prevediamo che lo possa fare in mercati istituiti ad hoc da parte dei comuni per un massimo di 12 presenze all'anno in Lombardia, che crediamo essere un numero accettabile per chi svolge l'attività a livello complementare. Consigliere Tizzoni, lei ha detto non si tratta di essere a favore o contro di qualcuno, ma solo di regolamentare l'attività commerciale di questo tipo. Ci sono però delle sanzioni per chi va contro la legge? Sì, abbiamo previsto delle sanzioni in questo PDL, sanzioni che vanno dalle 250 euro alle 1500 euro, che è un importo considerevole, insomma. La necessità di prendere una posizione di questo tipo deriva anche dalla verifica sul campo di attività non regolari, magari ci può fare qualche esempio? Certo, praticamente chi si posizionerà su mercati o feste di paese piuttosto che eventi organizzati da privati o da comuni senza essere munito di questo tesserino che abbiamo inserito nel nuovo progetto di legge verrà colpito, per cui diciamo tutti i furbi, fra virgolette, avranno vita, speriamo, più difficile.